Ma leggere oggi, e poi mi taccio a proposito di libertà, leggere oggi 1984 di George Orwell. Sì, lei lo consiglia. Io lo consiglio a tutti i ragazzi. Secondo me dovrebbe essere un testo obbligatorio alle scuole medie e alle superiori. Perché leggere oggi 1984 di George Orwell, nell'epoca della censura, delle storie, degli scioperi Rai, di TikTok, del DSA, cos'è il DSA? Il Digital Service Act, approvato a Bruxelles, che prevede che in casi eccezionali la Commissione Europea abbia il diritto di intervenire sui social diffondendo le informazioni vere. Lei la definisce una forma di censura nel libro, diciamo così, no? E cos'è la verità? Cioè, usciamo, e non riapro un capitolo drammatico, dagli anni del Covid. AstraZeneca, nelle ultime ore, ha ritirato il vaccino. Si stanno moltiplicando negli Stati Uniti, non in Italia, con i Novax, i terrapiattisti o gente bizzarra. Le ricerche scientifiche sulle reazioni avverse. Ecco, ma chi si può arrogare a Bruxelles la scelta di dire questa notizia è vera e questa è una fake news? Io questa settimana sono stato criticato, ancora oggi ho letto alcune critiche, perché ho risposto il più garbatamente possibile al presidente francese Macron, che reiteratamente ha detto: non escludo che manderemo truppe di terra, manderemo soldati a combattere in Ucraina. Io ho detto: mai nella vita, io mi opporrò con tutto me stesso a mandare un solo soldato italiano a combattere e a morire in Ucraina. Perché non siamo in guerra, perché l'Unione Europea non è in guerra. Risultato, una sequela di attacchi: Salvini è un agente segreto di Putin. Io penso che mi selezionino con più attenzione gli agenti segreti, anche con qualche chilo in meno, senza la cervicale, con la pressione normale, quindi non ho il fisico. Però per dire che quando un'istituzione decide qual è la verità e qual è la fake, sì, lei si preoccupa molto di questo nel libro, cioè sulle informazioni.